approssimazione è l'aumento dell'inflazione. Commercio, turismo e servizi. Si è appena concluso un anno difficile per le imprese della provincia di Pesaro Urbino che hanno subito rincari generalizzati. Al loro fianco Confcommercio Marche Nord che ha annunciato un cambio di passo e una presenza più assidua con iniziative di promozione per difendere questi settori, oltre a valorizzare l'offerta turistica del territorio e il mondo della ristorazione. Soprattutto un'azione forte dal punto di vista politico per salvaguardare la vita, la sopravvivenza delle imprese del commercio nei borghi, per questo chiediamo una legge per una fiscalità di vantaggio per le imprese dei borghi montani e collinari. È una proposta che noi facciamo da anni, che oggi trova anche dei riscontri importanti dal punto di vista politico nella nostra provincia, ad esempio dal presidente della provincia Paolini. Ma voglio dire, tante iniziative, quest'anno sarà l'anno dei 40 anni dei weekend gastronomici, l'appuntamento più importante nel settore dell'enogastronomia, sarà l'anno di una forte attività di promozione turistica legata al progetto itinerario della bellezza, considerando che iniziamo l'anno con un cambio di passo ancora, perché sono 21 i comuni che hanno affidato alla Confcommercio l'incarico per la promozione turistica. Il 2022, ha proseguito Varotti, è stato anche l'anno della riorganizzazione con il potenziamento della struttura di consulenza fiscale e amministrativa, il rinnovamento di quella sindacale, la creazione dell'ufficio comunicazione e immagine, l'ulteriore sviluppo di progetti innovativi. Ad oggi Confcommercio conta 14 sedi, 4.000 aziende associate e 116 dipendenti e collaboratori. Abbiamo potenziato l'ufficio bandi per assicurare a tutte le imprese della provincia, anzi direi della regione, il sostegno adeguato quando escono bandi regionali o ministeriali o comunque finanziamenti per il mondo delle imprese. Ed una delle richieste più importanti che facciamo poi alla politica è quella della definizione di una strategia per il caro bollette, cioè non è pensabile che a fronte di un price cap a livello europeo sul prezzo del gas, si continuino ad aumentare i prezzi dell'energia elettrica, del gas, del gasolio, della benzina. In questo modo sparisce l'imprenditorialità italiana, perché chiuderanno migliaia di aziende, come già hanno chiuso oltre 230 nella nostra provincia nel 2022. Positivo invece il movimento turistico in provincia. A novembre 2022 sono state registrate più di 3 milioni di presenze, con un aumento del 15% rispetto al 2021, mentre gli arrivi sono stati oltre 630.000, con un più 20% superando i dati pre-Covid. La promozione turistica ci occuperà con tante iniziative. Incominciamo già questa settimana con la Fiera del Turismo di Madrid e poi via via fino ad arrivare a Milano il 13 di febbraio con la presentazione della nuova edizione della guida dell'itinerario della bellezza e il 14 con l'itinerario del mototurismo. E poi tutto l'anno iniziative fieristiche, press tour, educational con agenzie di viaggio, pubblicità, promozione. Cioè Confcommercio Pesaro Urbino Marche Nord crede che il turismo possa essere la leva fondamentale di sviluppo della nostra economia. Movimentare il movimento turistico, cioè aumentare il movimento turistico, come è accaduto già nel 2022, può voler dire aumentare le possibilità di aumentare i ricavi di tutte le attività economiche, dal commercio all'artigianato al mondo agricolo. Peraltro siamo vicini anche alla costituzione del distretto del cibo di prossimità, distretto bio Terre Marchigiane, che avrà un ruolo fondamentale per la valorizzazione della ristorazione e dei prodotti tipici delle nostre aziende.